SCP-1440 non è al momento contenuto e la sua locazione è sconosciuta dopo la sua ultima fuga dal contenimento. A causa della natura di SCP-1440, la Fondazione potrebbe non essere in possesso dei mezzi per contenerlo, senza rischiare una perdita inaccettabile di risorse e personale. Finché non saranno trovati mezzi di contenimento adeguati, la preoccupazione maggiore dovrebbe riguardare l'individuazione e la sorveglianza di SCP-1440 e la minimizzazione dall'esposizione ai civili attraverso l'identificazione del suo schema di viaggio. SCP-1440 è un uomo di età ed etnia sconosciute. Quando gli sono poste domande riguardo il suo nome o sulla sua data e il luogo di nascita, SCP-1440 si rifiuterà di rispondere, anche se non è chiaro se ciò è dovuto a una ritrosia da parte del soggetto riguardo di divulgare queste informazioni o se egli non le possiede affatto. Anche se l'aspetto fisico del soggetto ricorda quello di un ottantenne, egli non ha mostrato segni di invecchiamento durante i 50 anni trascorsi dal primo momento in cui ha catturato l'attenzione della Fondazione. La natura anomala di SCP-1440 risulta evidente quando entra in contatto con la popolazione umana o con oggetti artigianali e rimane presso di essi per qualche giorno. SCP-1440 ha un acuto effetto avversivo verso tutto ciò che risulta connesso con l'umanità. L'esposizione prolungata di qualsiasi oggetto artigianale o persona causerà lo scatenarsi di effetti distruttivi nei pressi di SCP-1440, che si fermeranno con la distruzione o la morte del suddetto elemento umano. Le uniche eccezioni sono SCP-1440 stesso e i suoi averi, i suoi vestiti, un sacco composto da materiale non identificato, un mazzo di carte molto vecchio e una piccola tazza di vetro. SCP-1440 sembra essere al corrente del suo effetto sulla popolazione umana e tende ad evitarla il più possibile. Nonostante queste intenzioni, SCP-1440 è spinto da un impulso a viaggiare seguendo quello che assomiglia ad uno schema estremamente complesso che porta invariabilmente al contatto con la popolazione umana. L'esatta natura di questo schema non è ancora soddisfacentemente analizzata e SCP-1440 non è stato in grado di provvedere alcune informazioni riguardo ad essa. Il soggetto non è attivamente ostile e non oppone resistenza ai tentativi di contenimento, anche se suddetti tentativi hanno fallito, portando a una considerevole perdita di personale e risorse, a causa delle già menzionate proprietà anomale del soggetto. SCP-1440 è stato portato all'attenzione della Fondazione quando ha avvicinato la dottoressa, una ricercatrice del sito, durante il suo viaggio verso la sede di lavoro. SCP-1440 ha mostrato un'inspiegabile conoscenza delle ricerche della dottoressa per la Fondazione e ha chiesto la sua assistenza. Quando la dottoressa ha chiesto delucidazioni riguardo alla natura dell'assistenza richiesta, il soggetto ha risposto dicendo che sperava che la Fondazione potesse trovare un mezzo per distruggerlo. SCP-1440 è stato portato nel sito per un interrogatorio, il che è risultato nella distruzione del sito, nella morte di membri del personale e nella distruzione di 6 oggetti SCP di classe Safe e Euclid. Tutti gli altri tentativi di contenere SCP-1440 hanno avuto effetti simili. La seguente è un'intervista condotta con SCP-1440 durante il quarto tentativo di contenimento, nell'area 142. La registrazione è stata archiviata su un server remoto, il che spiega la sua sopravvivenza. Dopo l'arrivo di SCP-1440 nell'area 142, il personale ha iniziato ad accusare gravi mal di testa e senso di nausea. Nei giorni seguenti, 2 dei 4 filtri purificatori d'acqua presenti sul sito hanno smesso di funzionare e l'hangar dell'area 142 è collassato, causando la morte di molteplici aviatori. Inoltre, il dottor, precedentemente in condizioni fisiche perfette, ha affrontato il totale collasso di entrambi i reni e di entrambi i polmoni simultaneamente. Buon pomeriggio, SCP-1440.
A te, dottore. Sai perché ti abbiamo portato qui? Certo che lo so e ammiro la vostra dedicazione e i vostri sforzi per contenermi, ma durante gli ultimi tre tentativi ho realizzato che non potete aiutarmi. Sarebbe meglio per voi se mi lasciaste andare, per il vostro bene. Il primo fratello è già dietro di te, dottore. Faresti meglio a sbrigarti. Hai menzionato questi fratelli prima. Tre, se ricordo correttamente. Tre, già. Distinti, ma allo stesso tempo una cosa sola. Tutti crudeli, tutti vendicativi, tutti capaci di provare rancore per moltissimo tempo. Sono la causa della mia disgrazia e quindi della vostra. Il secondo fratello si è unito al primo. Il tempo sta finendo. Rilasciatevi o non potrò garantire la vostra sicurezza. Potrebbe già essere troppo tardi. Ho paura di non poterlo fare. D'altra parte hai menzionato tre fratelli. Se il terzo non è ancora qui, abbiamo ancora tempo. Il terzo non appare mai. In questo è più crudele di entrambi i suoi fratelli, poiché egli sa che la sua apparizione è l'unica cosa che può liberarmi. Ho passato molto tempo a cercarlo, a tentare di restituirgli il suo premio e quelli che ho vinto dai suoi fratelli, ma senza successo. La mano del secondo è sulla tua spalla. È troppo tardi adesso. Il destino non è mai lontano dal secondo. Prima che tu perisca, mio povero infante, lascia che ti dia un consiglio. Vai avanti. Se dovessi decidere di sfidare a carte la morte per salvare la tua vita, c'è una cosa che non devi mai fare. Che cosa? Vincere. L'anziano si svegliò e i suoi fallimenti riempirono di nuovo la sua testa. La distruzione della base della fondazione era solo un'altra goccia nel suo oceano di colpe. A volte non sapeva cosa lo facesse restare a galla, che cosa lo fermasse dall'annegare nel profondo della pazzia e miseria, da semplicemente smettere di preoccuparsi dalla razza che potrebbe così facilmente distruggere. Forse era niente di più che una semplice burla, la lontana memoria di sfidare i suoi tormentori. Non importava molto. Il deserto in cui si trovava era un posto vuoto ed abbandonato, e per questo ne era grato. Là fuori non poteva fare troppi danni. Si incamminò verso una lontana catena di montagne, guidato da una costrizione a cui non poteva resistere. Tempo fa si buttava in profondi burroni, in fiumi, in mare, sperando che gli elementi lo trattenessero dal causare ulteriori danni, ma i fratelli erano più forti di loro. Lui giaceva nelle profondità della terra, pensando che potesse finalmente riposare nell'oscurità, solo per poi battere gli occhi e trovarsi di sopra, camminando verso l'umanità come il portatore di una piaga. I fratelli non erano niente se non persistenti. Ricordò quel triplo maledetto gioco di carte che lo portò a questo, alle tre follie che decisero il suo fato. Primo venne il gioco. Non avrebbe mai dovuto sfidarli, avrebbe dovuto saperlo. Ma era giovane e pieno di speranza e aveva molto da perdere. Era un uomo al suo apice quando perse la sua vita in una guerra senza significato e si trovò nei bui saloni dei fratelli. Attorno a lui, i suoi compari soldati marciavano silenziosamente verso la lontana luce, senza neanche guardare le tre piccole figure che li guidavano. Ma non lui. Lui non poteva accettare il suo fato. Aveva una giovane, bella moglie, una grande fattoria. Non poteva perderlo tutto, non l'avrebbe fatto. Pensava che gli altri fossero stupidi e deboli ad accettare il loro fato. Con la sua vanità, sfidò le sue guide e si rifiutò di andare avanti senza nemmeno aver avuto la possibilità di combattere. Ebbe la sua possibilità e vinse. Vinse troppo. Secondo, venne la sua avidità. I fratelli non potevano sapere quanto bravo fosse. Prese ogni mano, rubò la vita dalla portata della morte con astuzie e abilità. I
I fratelli non ne erano contenti, ma accettarono la sconfitta e lo guidarono alla porta verso il mondo dei vivi. Mentre sostava nell'uscita, pensò: perché fermarsi qui? Perché fermarsi alla vita quando posso avere gloria, potere, immortalità? Si girò e si sedette al tavolo. Lascia ora doppia, disse. E vinse di nuovo, e di nuovo, e di nuovo. I fratelli furono meno gentili, ma comunque accettarono la sconfitta. Vinse da loro tre premi: il calice, le carte ed il sacco. Era il prezioso patrimonio dei fratelli, e gliele diedero solo se, in cambio, gli fosse restituito ricchezza, e fortuna, e salute, e gloria. Ma voleva umiliarli. Voleva far inginocchiare la morte davanti a lui. Quindi prese i premi e se ne andò, lasciando i fratelli pieni di rabbia. Avrebbe pagato caro per la sua vanità. Terzo venne lo spreco. I premi erano oggetti di immenso potere, siccome potevano tenere a bada i fratelli. Il calice del primo conteneva l'elisir della vita, e una goccia di esso l'avrebbe bandito, salvando anche gli uomini più ammalati da lui. Ogni volta che vedeva la piccola morte celarsi dietro le spalle di qualcuno, avrebbe spruzzato una goccia verso di lui e il primo sarebbe scappato, imprecando e sputando. Una goccia sembrava così poco, il calice conteneva così tanta acqua, quindi lo usò senza pensarci. Bandì il primo da coloro troppo vecchi o fragili per continuare a vivere, da coloro che il primo effettivamente possedeva. Ed eventualmente l'elisir finì. Dopo che sua moglie iniziò a sprecarlo per le numerose malattie, non aveva più acqua per se stessa. Il primo sogghignava mentre la portava via. Il premio del secondo era migliore, come il secondo stesso. Con le carte poteva sfidare l'autorità del secondo, tenere a bada il potere della grande morte. Quando si stava preparando una guerra, quando l'uomo si rivoltò contro i propri fratelli, lui era lì a sfidare il secondo, a fermare le catastrofi di spari e fuochi. Ma come l'acqua della vita, le carte del destino furono sprecate. Lui le usò per ogni lotta, ogni controversia civile, ogni piccola rivoluzione, e le carte divennero più e più consumate ogni volta che le usò. Anche se durarono di più dell'acqua, eventualmente il secondo si rifiutò di obbedire a loro. Vide il mondo cadere in guerre più grandi di quel che avrebbe mai potuto immaginare. Vide gli innocenti morire e bruciare. Il secondo rise quando li portò via. Il premio del terzo era il migliore. La sacca della morte di tutto poteva tenere dentro ogni cosa, contenere anche le più grandi catastrofi, fermare anche le più terribili forze dal scatenarsi sulla terra. Con la sacca frenò la furia di tempeste, annegò incendi che minacciarono di consumare intere città, intrappolò tra le creature più innaturali e crudeli, la cui origine non era di questo mondo. La sacca rasse più degli altri tesori, ma anche essa si indebolì. Le sue cuciture non potevano intrappolare poteri così grandi per sempre. Lui usò la sacca senza importarsene, come usò gli altri tesori. Fermò tempeste innocue, incendi che potevano essere contenuti. Il suo peccato più grande era il suo spreco. La sacca aveva ancora un ultimo uso, poteva contenere un'ultima creatura. Cercando il terzo, vide le forze dell'oscurità crescere e rafforzarsi. Vide coraggiosi uomini della fondazione rischiare la loro vita per contenerli. Eppure, non volle usare l'ultimo uso della sua sacca. Era tutto ciò che aveva, la sua ultima possibilità. Sapeva che l'unica maniera per forzare il terzo a liberarlo da questo tormento infinito sarebbe stato catturarlo nella sacca e forzare lui e i fratelli a lasciarlo morire. Ma la morte di tutto non apparse mai, neanche per burlarsi di lui. Quando le forze del mistero rivendicavano una vittima, solo il silenzio lo aspettava. Quando i premi finirono, il vero errore del suo fatto diventò evidente. I fratelli non lo temevano più e non perdonarono la sua vanità, il suo spreco, la sua tirannia sulla morte. Volevano soffrisse e la morte era troppo buona per lui. Invece avrebbe fatto morire tutti gli altri.
forzato a cercare il terzo per sempre e a guardare l'umanità crollare per colpa sua. La sua maledizione, come le sue follie, fu tripla. Mai morire, sempre a cercare, sempre a distruggere. Le montagne diventarono sempre più vicine. L'anziano si concesse un attimo di riposo. La sua costrizione poteva essere controllata, ma solo per poco tempo. Si sedette nella sabbia e guardò in alto, verso le stelle. Nel cielo blu scuro dell'alba, solo poche rimasero, ma splendevano luminose e chiare. Guardandole, si ricordò perché teneva la sua testa a galla. Forse sarebbe stata la più grande delle sue follie, ma era una che voleva concederci. Il mondo era troppo bello per permettersi di lasciarlo distruggere senza una lotta, e l'umanità meritava molto meglio di morire per causa degli errori di uno stupido vecchio. Non poteva fermarsi dal ferirli, ma poteva dargli una cosa, la sua speranza. Si sarebbe fermato, anche al prezzo dell'oblio. In quel momento, l'ordigno nucleare contenuto nell'area 142 è esploso, nonostante i molteplici test di sicurezza. L'area 142 è stata distrutta e tutti i membri del personale presenti sul sito sono morti. SCP-1440 è stato localizzato a più di 3.000 km di distanza dall'area 142, trascorsa una settimana dalla sua distruzione, apparentemente incolume. Dopo tre tentativi di contenimento addizionali, i tentativi di contenere SCP-1440 sono sospesi a tempo indeterminato. A causa della crescita esponenziale della popolazione mondiale e della sua rapida espansione in aree precedentemente deserte, durante il suo quinto tentativo di contenimento, SCP-1440 ha attestato che per lui sta diventando sempre più difficile evitare il contatto con l'umanità, mentre segue il suo impulso che lo porta a viaggiare. L'analisi dello schema di viaggio del soggetto sta proseguendo, come stanno procedendo altri tentativi di trovare un mezzo di contenimento permanente.